Siamo ragazzi. Allora, intanto vi do il benvenuto, sono Meti Mars, siamo su Twitch. Sono le 5:42, sono già in ritardo, cavolo. Allora, vi do il benvenuto, siamo su Slime Rancher. Questo era un gioco, ragazzi, se vi ricordate, era gratuito fino al 27 del mese passato su Epic Game. L'ho portato una volta in live, oggi lo riporto perché sono andato un pochino avanti e vi faccio vedere un po' le cose, poi andremo avanti ulteriormente. Allora, qua abbiamo, va bene, slime basici, ci sono più che altro questi del miele, e poi questi sono praticamente gli slime felini, quelli a forma di gatto mischiati con quelli rosa basici, perché i gatti vorrebbero solamente i polli, e siccome non ci voglio, ragazzi, stare a cercare polli, che di pollo ci sono già io, e allora li ho trasformati con quelli, diciamo, rosa, che quelli rosa mangiano di tutto, quindi ci siamo levati un pensiero. E intanto mi fanno il plorte tigrato. Poi sono il problema, ragazzi, più che altro che, benché io ho messo la produzione lenta, perché non c'è da stare troppo dietro, ragazzi, e sono sempre strapieni. Ma questi sono strapieni, l'ho svuotati prima e ho messo a tutti la produzione lenta, perché non è che ho tanta voglia di stare tutte le volte a svuotare la cacchetta a questa gente, Vorrei fare altro. Scusate che c'ho sempre un po' di tosse. Allora, no, che gli ha tirato? Vediamo, tanto soldi non mi mancano, ne abbiamo 67.000, anche se poi in realtà i soldi se ne vanno come niente tutte le volte. Quindi adesso faremo un po' di pulizia. Ma sto cavolo di pogo, chi è che vuole il pogo qua? Questo vogliono il mango, cos'è? Dai, c'hanno pure fame, tieni. Almeno me ne libero. Ok, io qua se... Ah no, ok, non ce ne avevano poco. Ok, va bene, il rosa, questo qui del miele è pieno nuovamente. Allora facciamo un attimino di assistenza sanitaria, ragazzi. Comunque, per il momento i più bellini secondo me sono quelli del miele, sono veramente veramente carini. Poi abbiamo anche la sezione in grotta, che ci ho messo questi qua perché loro vogliono, anche questi li ho svuotati prima di iniziare la live, ho fatto una caricata da 50, no, non gli è bastato, mettessi adesso di clicco arriva su. Ok, allora loro mangiano le fragole perché mangiano la frutta, quindi tutto quello che è frutta. E anche questi sono basici, ragazzi, li troviamo subito, niente di particolare. Ma che sto aspirando? Sto aspirando. Niente di particolare. Poi qua abbiamo i gatti, questi sono volpi, sono volpi. Ecco, questi sono già più difficilotti da trovare. Io li ho mischiati con il miele, con quelli del miele, perché non me lo ricordo il perché. Ah sì, perché mangiano frutta e carne, invece quelli basici loro mangiano solamente la carne. Io le galline ne avevo un centinaio, gliele ho sparate tutte dentro, quando hanno fame se le mangiano. Poi una volta che hanno finito le galline, hanno finito la frutta, vabbè, ma le galline mangiate, no? Sì, e allora ce la fate, no? Poi qua riabbiamo un altro po' di gatti random. Perché li ho rimessi qua i gatti?
Perché questi vanno a frutta. E questi sinceramente li potrei quasi levare. Il Plot Rosa ce n'ho un botto. Tigrato non è che mi serve. Cioè Tigrato, scusate, Rosa. Sì, Tigrato non mi serve. Rosa ce n'ho un botto. E qui abbiamo due campi di fragole. Che poi anche loro vanno a frutta. Quindi abbiamo quindi quelli volanti, questi sono su volpi, hunter, e abbiamo anche quelli rosa, li chiamo le volpi. Poi li andremo anche a beccare. Poi qui è il laboratorio, abbiamo, che ho fatto un po' di misto con quelli di cristallo, ho fatto questi qua infuocati con quelli di cristallo e questi qua. Qui ci sono quelli basici da radioattivi e qui l'ho un po' mischiati. E mangiano tutti questo frutto qua. Non mi ricordo come si chiama. Tiè. Pigliate questo. Eccolo, coca. Non mi ricordavo. Dai, diamo da mangiare anche a loro velocemente, che palle, sempre pieni state. No, ho tirato l'acqua. Il problema è il dover tutte le volte fare la balia, che in realtà poi c'è un drone che si fa più avanti e penso sicuramente serve ad accudire tutte queste cose qua, però il drone richiede una cosa che ancora non ho, anzi poi controlliamo. Non è che due campi di ococca non è che gli basta, ne vorrebbe un terzo, perché per stare tranquilli ci vorrebbe un campo a testa. Guarda, tiè, io non so quanto ce n'ho qua dentro di quello verde, io butto tutto qua. Invece grazie. Anche se quella del miele in realtà vale un bel po'. Mi dispiace, però. Ok, qua noi possiamo fare tutti i progetti. Io li ho studiati più o meno tutti. No, ci sono, mancano questi. Che devo ancora capire come funzionano. Io per ora ho fatto più che altro questi progetti degli scavatori, che servono praticamente per trovare cose utili. Il drone, quello che vorrei fare io, il quantum lo stiamo facendo, perché l'avevo trovati gli slime del quantum, li ho dovuti eliminare tutti, ne avevo presi 50, ragazzi, li ho dovuti eliminare tutti perché li avevo mischiati con quelli del cristallo. Grande errore, perché poi si teletrasportano e fanno un casino della madosca. Quindi li devo andare a riprendere. Oggi li andiamo a riprendere. Poi il miele. E niente, mi manca solamente questo miele che si trova con gli estrattori. Ah, mi manca il plort di roccia. Guarda, no, questo è di cristallo, di roccia allora è di là. Ne svuotiamo pure qua. E com'è, mamma mia, sempre pieni,
nel plorte fino al collo. Devo fare dell'operatore ecologico in realtà. Vabbè, tanto sono pieni lo stesso. Butto tutto qui. Tanto facciamo anche qualche trivella, va? No. Io qua ho già trivellato quasi tutto. Ora, non so se rimettendole nelle solite postazioni cambia qualcosa, ti scava meno, trova meno roba, non lo so, perché qui te dà un po' ovunque. Le metto un po' ovunque, a raffica. Tanto più mettiamo e più troviamo. Poi andiamo a prendere il plort, quello di roccia. Qui ci sarebbe già da riprendere la coltivazione un'altra volta. Ossessione. Vieni. Questi li sono pieni un'altra volta, l'ho presi ora. Vai. Miele. Dov'è il laboratorio? Di qua. Poi abbiamo anche un altro reparto, E il lago. Non ci arriviamo. Tanto questi scavano tra 10 minuti, 12 minuti credo sia il totale. Il rosa ne butta più possibile perché tanto a quello basico gli serve sempre un po' per tutto. Vai. Ma intanto ne faccio. Faccio sempre quelli avanzati. Questo apiari, quindi dovrebbe essere del miele, quindi magari prendiamo forse un pelino più di questi. Ma sì, tiè, per l'avarizia. Allora qua andiamo via. Scusate ragazzi, c'ho un po' di tosse sempre. Da qua al magazzino ci abbiamo, e adesso questa zona qua anche qui è già completa. Ci abbiamo questi qua basici e naturalmente sono pieni, e te pare non ti sbagli. Qui ci abbiamo sempre la coca, perché anche questi, anche se non è il loro cibo preferito, però io vorrei esimermi dal tutte le volte andare a cercare polli, pollame, anche se qua in realtà spawnano abbastanza frequentemente, però non c'ho. 88, va bene. Questi sono strapieni, poveracci, e vabbè, in realtà non avevano bisogno, no, godete. Anche questi sono combinati, sono quelli radioattivi con quelli di fuoco. Questi sono anche più grandi di quelli basici. Qui. E niente, svuoto un po' l'ora e basta. Thank you.
questa da tutti comincia a essere complicato, perché adesso arriva a 100, si riempie nuovamente. Oddio, va bene. Quindi poi abbiamo quest'altra zona. Io qua ci avevo messo quelli invisibili. Il problema è che li avevo combinati con quelli di cristallo e praticamente si teletrasportavano fuori dalla gabbia, facevano un casino. Ne avevo 50, vedete che c'è ancora il plot, ne avevo 50 e li ho dovuti buttare tutti in acqua perché facevano troppo casino. Cioè, io non pensavo che si teletrasportassero fuori dalla gabbia. Combinati con quelli di cristallo era diventato un casino, un suicidio collettivo. Cioè, non ti potevi avvicinare che ti facevano fuori, quindi ho dovuto eliminare tutto. E oggi ce li andiamo a riprendere. Anche perché queste cose le avevo fatte comunque off camera, quindi... Allora, il Quantum sarebbe buono venderlo, però preferisco darlo al laboratorio, dato che ce ne ho pochi e me li chiede. Quindi non li vendiamo. Quanto sta? Vabbè, 38. Poi questo è di cristallo, ok, si può vendere. Vai. E questi qui li riportiamo di là. Io spero che con il clone serva a fare quello che sto facendo io. Tutto avanti e indietro, su, giù, accudisci quello, leva il plort, metti il plort. Spero che serva per quello, perché mi leverebbe un sacco di lavoro. Mi manca solo questo, che penso sia un vasetto di miele. Però penso che me lo trovo all'estrattore, perché io random non l'ho trovato. Qui c'erano sempre 6 minuti. Proviamo a mettere altri estrattori, soprattutto questi di che dovrebbe trovare più roba per il discorso del miele. Oh, io più di così che devo fare? No, compro direttamente la fabbrichetta. Oh, è pieno. Ah, c'è sempre qua. Al limite 6. Ecco, c'è anche il limite. 6 per qualità, però. Ragazzi, più di così. Aio! Ma che mi ha menato da qua giù? Oh, quindi così. Ma noi intanto andiamo a riprenderci gli slime del Quantum. Poi teletrasporto ancora lo devo fare. E anche qui tutte le volte farsela a piedi. Anche se con 250 di dov'era la di qua, là. Beh, in realtà ci sarebbe anche un teletrasporto qua, eh? Però non mi ricordo da dove si prendeva, perché era già un bel po' che non ci gioco più. Ah, dal lago, ok. Poi per andare dal slime del Quantum bisogna passare di qua, però qui è chiuso perché non ho usato la chiave in altri posti e qui è rimasto chiuso. Per passare con il cancello chiuso c'è una maniera che ho trovato io, però ricordatevi che per farlo bisogna avere
l'energia in basso, vedete quella celeste, almeno a 250, se no non ci arrivate. Vedete che c'è un piccolo passaggino qua. Là. C'è anche il regalino. Ed è no, grazie. E siamo dall'altra parte, senza aver aperto il cancello, che comunque utilizzando una chiave in meno si può utilizzare per qualcos'altro. Qua c'è il passaggino. Poi da questa parte qui ci sono quelli a forma di volpe, che però ce n'ho pochi ma non mi interessano al momento. Ok. E però invece abbiamo, questa va aperta per forza, questo passaggino qua, che è molto importante perché qua vi dà la possibilità di prendere l'Slime Quantum. Qui c'è una porta molto particolare, questo qua che sembra quasi un portale dimensionale, che quando arrivate qua è chiusa. Vedete, questi sono tutti i colori del plort, quasi tutti. E bisogna attivarla. Per attivarla, io l'ho già fatto. Vedete, per esempio, questo si capisce che slime è. Basta metterci il suo plort e si attiva, gli va sparato direttamente in bocca. Anche se non è una cosa bella. Poi questo è il plort di roccia. Insomma, si capisce, si attiva sparando il suo plort in bocca. Questo qui è quello per delle radiazioni, uguale. Questo è quello del miele. E ogni volta che attivate un plort, o attivate, questi sono quelli che volano. Ogni volta che attivate una di queste statue con lo slime, con il plort, scusate, si apre questo alla fine. E qua c'è lo slime del quantum, quello che ci interessa. Queste sono tutte per l'attivazione dei portali, perché qua si può aprire, chiude, vedete, così chiude, così si apre, però aprendosi questo si chiude qualcos'altro, quindi c'è un po' questo gioco di, vedete, questo si è aperto, questo si è chiuso, questo si apre e quello si chiude. C'è un po' questi giochetti qua, sono semplici comunque. Eccolo qua. Ok, dai, prendiamone il più possibile, anche una cinquantina andrebbe bene. E loro mangiano dei... Questo. Aspettate ragazzi che sento l'audio un po' altino io. Allora, Gold Echo io non so a cosa serve. Potrebbe essere una roba solamente di decorazione, perché ne ho già trovati altri di diversi colori. No, questa non. Però non so a cosa servono. Io penso sia una roba di decorazione. Allora, il Quantum mangerebbe questa specie di limone invisibile, che però io non riesco a prenderlo, cioè anche quando è maturo, se io cerco di aspirarlo non me lo prende, e quindi io per forza lo devo, un plortino, io lo devo per forza mischiare con qualcos'altro. Un altro, che fanno questi? Oh, pazzazzoni! Perché non riesco a prendere. È l'unico frutto che mangia. Eh?
Ma questo rompi. Rompi balle. Che mangia tutto. Distrugge tutto. Queste sono belline, per esempio questo qua è mischiato con quella di roccia, molto molto carino. Il problema è che vedete, lui usa questa specie di sdoppiamento con il teletrasporto e quindi lui praticamente non ci sta rinchiuso. Vedete che questo adesso è maturo. Io non riesco a prenderlo, è maturo, eh? Non riesco a prenderlo. Se qui ci arriva qualcuno se lo pappa. Io non so come prenderlo. Perché come prendere gli slime che sono della stessa consistenza? No, come dice slime quantum. L'unico frutto che mangio è questo, se è un frutto. Però non riesco a prenderlo. Questo limone frutto è un frutto. Limone invisibile, limone. Non riesco a prenderlo. Sei buono te, eh? Su. Acqua. Se ci mando uno di questi, se lo pappa, vediamo un po'. Se lo pappa, vuol dire... Dove vai? No, non se lo pappa. Allora forse non sono ancora maturi. Perché una volta ci sono stato tipo un 20 minuti dietro a questi frutti qua. Ho aspettato che fossero maturi perché mi sembra che non cadono, perché gli altri frutti quando sono maturi cadono e li puoi raccogliere o dall'albero oppure quando sono a terra. Questi mi sembra che non cadono, se non vengono raccolti spariscono direttamente dall'albero e poi rinascono, però mi sembra che non cadono. Quindi io per vedere se sono realmente maturi, vai, mangia. E mangia? Non mangio. No. Allora, boh. E me ne basterebbe uno per piantarlo. Non ho idea. Altrimenti li devo mescolare con altre razze per fargli mangiare, tipo posso mescolare con le slime rosa che mangiano di tutto, problemi non ne hanno, però chiaramente con il loro cibo preferito, anche questi, con il loro cibo preferito prima di tutto producono il doppio, che poi vabbè può essere anche non influente perché quando ne hai tanti poi... Anche questo che è rosso red, ecco, non so cosa serve. Allora io però tutti non li posso vedere, io poi non so se sono maturi questi oppure no. C'è un'altra pianticina, mi dai? Che mi spinge. E poi c'è una... guarda che spariscono. Quindi se spariscono perché... Ma sarà cascato in terra forse? Se qualcuno si è avvicinato, no, spariscono proprio. E dammene uno. Ma perché c'è il gatto?
Possibile mi spariscano sotto il naso e non me li dà. Niente, non riesco a prenderli. Maturi sono maturi perché se spariscono vuol dire che... Niente. Prima o poi risolveremo il mistero. Vieni. Quindi per il momento li mescoleremo con qualcun altro. Anche qui l'eco rosso, gold, pure questo, cos'è? No, è rosso. Mazza, me sei brutto. Cos'è questo? Un nido di polli. Mi chiude di là e mi apre. Non si sa. Che mi apri? Mi apri sotto? Ma sotto non ci avrei grande interesse. Anche questi non li ho capiti. Prese 19. Quanti ce n'è? Tutti mia. Se ne trova abbastanza, un po' sclerano perché vedo che c'hanno già la bavetta. Anche il gatto è carino, però che altro bisogna mescolarli con qualcuno che sia innocuo, perché se si fa come ho fatto io l'ho dovuti già, questo se si teletrasporta fuori dalla gabbia comincia a essere un po' pericoloso. Dove vai? Ecco, poi di qua abbiamo pure quello gigante. Lui mangiava polli, carne, eh sì. Quindi la prossima volta magari ci torniamo con una cinquantina di polli. Qui ce n'è un po'. No, non capisco perché mi sta di spalle. Mangi? No. Bisogna essere di là. Bisogna essere da parte di là. Niente. Quindi lui è qua sotto. No. Aspetta che sto a far casino. Lui è qua sotto. Hai capito? Ma qua è tutto recintato. Dove ci vado secondo lui? Cioè recintate in modo tale che io non ci vada, perché non, neanche volando riesco. No, poi scusa, c'è solamente la roccia lì dalla parte di là. E no. Vai.
Niente. Troppo alto. O c'è un passaggio qua? Il limone! Buoni, 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 buoni. Che fortuna. Allora, la priorità è piantare il limone. Torniamo indietro con calma. Torniamo indietro con calma. Perché qua se si casca di sotto... delle volte si muore pure. Guarda, magari qua è anche previsto, va bene. L'uscita. Io mi ricordo neanche... Mi chiude qua, mi apre sotto, ma non mi interessa sotto. Quindi forse l'unica maniera per prendere questo limone invisibile è trovarlo così nelle casse. Che... No, ci sono sopra un'altra volta. Cioè, ci può stare pure un mese senza trovarlo, secondo me. E non si vedeva neanche tanto bene, perché lì per lì non l'avevo neanche visto, che c'erano le galline nel mezzo. Ecco, qui non capisco anche questo che cos'è, perché questo... si trovava anche sotto il quello gigante, quindi potrebbe essere un'indicazione di qualcosa. Vorrei cercare l'uscita, galline a parte. Siamo dall'alto, dato che dal basso non ci riesce, e c'è anche di qua. Sembra quasi una gemma incastonata. C'è anche di qua, boh, forse è solo un discorso di illuminazione. Eccoci qua, finalmente. Questo è un altro albero. Adesso per tornare bisogna fare la stessa cosa di prima, però siccome di qua non riusciamo volando, partiamo di qua. Ok. E poi di qua di nuovo. Controllate di avere l'energia al massimo, sennò... Non è che sono fastidiosi.
Galline. Ho visto un botto. Mamma mia, è che sono diventati tutti vegetariani qua. Non ne vuole più nessuno le galline. Dov'è il trasporto? Allora, andiamo a depositare in banca. Questi poi tanto si teletrasportano, però va bene anche così. Allora, dato che il limone ce l'abbiamo, cambiamo la coltivazione per questi, che è? Li prendiamo. Cipolle e carote. Cambiamo la coltivazione. E ci mettiamo il limone. Eccolo bellino. Poi una volta che ha fatto i limoni, se riesco a prenderli, glieli do. Se non riesco a prenderli, li trasformiamo. Però non ha senso, se io ti posso coltivare, ti posso anche raccogliere. Dobbiamo provare. Vedremo. Vedi là, li potrei anche, se funziona questi, li lascio, diciamo, a livello loro normale, non li modifico e così me ne producono al doppio. Tanto a me di altre cose non mi interessa. C'è un sempre cento, ragazzi. Che palle. Ah, qui c'è altro plot ancora. Ci sono quelli d'acqua, va bene, lasciali lì. Stanno a mollo. Galline. Però voglio fare il bossettino. Se riesco ad andare dal lato praticamente della bocca. Più che le odio queste galline, e più che mi tocca invece che fa tutte le volte. Peccato, perché è faticoso andare a prendere. Cipolle poi chi le mangia? Non le mangia mica più nessuno, mi fa l'idea. Mi sa che non le mangia nessuno le cipolle. Allora gli do le carote. E 100, di va di popolo che mangiava le carote, nessuno. Sono di nuovo pieni, da svuotati 5 5 minuti fa, ci diventa la rosse. Di è, ma posso assumere qualcuno io? Devo morire sempre dietro a tutti. Che è? Magno. Aveva casino. Lo so pieno, c'è un altro. Che è? Vai.
Peccato che non si può vendere anche la frutta, perché ce ne ho già 300. Che ci faccio? Butta a mare? No, mettiamolo qua. E poi ragazzi bisogna stare anche lì molto attenti, perché se si trasformano per la fame diventa un casino. Qui i 23 solamente. Da casino. Da casino. Fate buoni. Potete. Cioè. Potete mangiare e non cacare, perché sarebbe veramente. Io non dico non mangiare, per l'amor di Dio, mangiate, ma magari cagate un pochino meno. Top 98. Questi sono già strapieni questi, già il terzo viaggio che ci faccio. Ragazzi, ne ho fatte due di fragole, perché le fragole mi stanno simpatiche e posso anche buone. E le fragole, anche te. Loro non sono contenti, però gli devo mettere anche a loro le fragole, perché poi magari finiscono le galline, no, non me ne rendo conto. Questa è l'unica gallina che ho salvato, ragazzi, che è la gallina non vedente. Poverina, guardate che c'ha gli occhi chiusi. Ne ho trovato una sola e lei naturalmente è una mascotte. Quindi non la daremo in pasto, poverina. No, il chicken ce ne abbiamo già 37 che... potrebbe mancare da bene. Non raccolgo niente che non c'ho voglia. Vediamo intanto qua cosa mi ha trovato. Roccia. Jellystone. Slime fossil. Non ho capito, ma un po' di fantasia su. Niente, la solita roba. Olio, cioè olio, petrolio. E sono già pieno io. Però quello che cerchi non me lo trovo. Questo lo prendo dopo. E petrolio un'altra volta. Sì, ma io non posso salire a tutti, porca, quanti sono, quanti non messi, basta. Che vuoi te, cosa mi dai? Ma basta ste robe. E poi il problema non è mettere le robe, è stare dietro il casino, è stare dietro a tutto. Questi li sono pieni un'altra volta. Cioè, impazzisci poi, eh? Allora. Beh. Tanto quello che mi serve a me non me lo dà. Quindi bisogna trovare, bisogna vedere se c'è un'altra maniera. Perché ora ne ho piazzati un bel po'. Che non, o è talmente raro che te lo dà dopo svariati tentativi, ma mi sembra un po' eccessivo, perché comunque non è la prima volta che li posizionano, ho già posizionati una ventina di volte. Quindi, al limite, poi guarderò io off camera dove su internet, sulla Wikipedia, dove si può trovare. Credo sia il vasetto di marmellata. Dai, su. Oddio, che gli ha sparato?
Mi ho sparato qualcosa. Vabbè. Che è? Vai. E io ho messo la produzione lenta. Te. Perché se io riesco a fare quel benedetto vasetto di miele, poi dopo, se il clone funziona come l'ho pensata io, queste cose qui le dovrebbe fare il clone. O almeno avrà dei compiti. Magari, che ne so, avrà il compito della raccolta dei campi, raccolta della frutta, o svuotamento del plot. Qualcosa in più farà. E magari non dovrò fare io. Poi non so se fa più mansioni, se ho solamente alcune. Le scegli te, non le scegli te, lo so. Perché ancora non l'ho fatto. Questo qui è miele normale. Hexacomba, penso sia miele, no? Basta? Anche questa ce l'ho già. Vabbè, non ho tanto plort rosa, però. Cos'è? Vuoi fare questo drone qua. Una cosa che mi manca, però due me li ha dati. Quindi molto probabilmente me li ha dati l'estrattore. Io faccio sempre quelli avanzati perché credo che quelli avanzati fondamentalmente sono più pratici. Cioè più pratici, dovrebbero durare di più, perché questi durano credo due o tre perforazioni, mentre quelli normali una sola, se non mi ricordo male. Io vi posso lasciare così su. Allora, voglio andare a vedere se l'albero ha fatto il suo dovere. Ah no, ma c'è sempre il petrolio primordiale. E lo spirala steam. Vai. E qui se uno dà retta non esce dalla fattoria, non esce, perché qui adesso i campi di nuovo sono pieni. Allora ripiglia, rivai sui campi, svuota i campi, ridai da mangiare a loro, ributta qua nel magazzino, poi risvuota, le svuotati, ricampi, ritorna ai campi, svuota di campi, ridai da mangiare a loro, nel frattempo qui si è riempito tutto, allora risvuota il plot, tutto così, non ci esci. Se io dovessi fare le cose senza in linea, senza sprecare niente, cioè tutte le volte che è pieno il plot svuotarlo, non ci uscirei, eh? Cioè stare sempre qua fisso. Eccoli qua, vedi che adesso li raccatta, prima non li raccattava. Allora eliminiamo anche questo, raccogliamo tutto. Vabbè, è un po' inutile. No, non voglio. Ordine pulizia. Quindi un altro limoncino. E il problema è che loro muoiono di fame adesso. C'è il rischio che si trasformano. E che mi vanno fuori. No, no, non mangiare plot di altro. Vedi, vedi? Che sono già incavolati. Se si trasformano, noi prima bisognerebbe fare, facciamo così ragazzi, che questi tra un po' si trasformano. Merda, c'ho sempre casino.
via, prima che si trasformino, li riprendo, se no li perdo tutti. Poi una volta che abbiamo un po' di scorta ce li rimettiamo, perché se noi li lasciamo adesso si stanno per trasformare, quando hanno già la bavettina vuol dire che gli gira, gli girano già i plortini. Via sta cavolo di carota, facciamo un po' di inquinamento. Tanto il mare ricicla tutto, non c'è problemi. Possiamo anche buttare petroli, oli, tanto ricicla tutto. E così che la razza umana, e così la razza umana si estinse. Complimentoni. Allora, chi è? Questo? Oh! Che è slime alpinista? Poi ragazzi, il problema è che se ne trasforma uno, in 3 secondi fa fuori tutti. Se lo becchi al volo è fortuna, bene, se non lo becchi al volo, tanti saluti. Allora, noi dobbiamo aspettare un attimino e questi ci dobbiamo tenere in canna, non se lo fa altrimenti. Però so curioso di una cosa. Lui quel plorte qua me lo mangia? Lo mangia? E questo mi sa che è l'unico plorte che non mangia nessuno. No. Questo è l'unico plorte, ragazzi, che non lo mangia nessuno. Certo, 9, eh. Non esagerate. Chi troppo e chi nulla. Questo lo vendiamo, sì. Questo lo vendiamo, le galline ce le portiamo. Quindi ritorniamo là. Questo punto che ho visto una gallina, sì, pensavo fosse un'allucinazione. Sai, dopo un po' succede, eh? Non è normale, ma succede. Nani, lortatevi da soli. Caroline. Quindi il problema dei limoni l'abbiamo risolto. E non era facile da risolvere. Il problema dello slime lo risolviamo, perché mo aspettiamo. E meno male me ne sono accorto, perché non ci avevo pensato. Però vabbè, al limite uno ritorna anche a riprenderli, però sarebbe già la terza volta, insomma. Anche no. Vai, vai. Poi in realtà non so quanti slime mi mancano, eh. Me ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanti? Pensavo che il Quantum fosse uno degli ultimi, io. Poi c'è da vedere se sono tutti slime. Potrebbe anche darsi di no.
sono slime collezionabili soprattutto. Api. Niente. Tanto li riprendo un po' più. Questo aglio, meno male che non li ho modificati, se no non ci potevano nemmeno prendere. Qua è chiuso. Ok. Perché mi perdo sempre un bicchiere d'acqua? Allora, per qua ci dovrebbe essere il bossettino. Vola, 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 vola. Chiude quello. Mi ricordo mai. Di qua. Vediamo se lo troviamo, eh. Galline ne abbiamo 50, quindi se lo, no, qui sta uscendo, qui si casca, oh cavolo, tanto approfitto. Una cinquantina basta, anche se abbiamo due gabbie, una cinquantina anche troppo. Era per qua, no? Se chiude quello, cosa apre? Vuoi sapere cosa apri? Quello sotto? No, sotto non apre. Scavo. Ora, a caso magari lo trovo 700 volte quando non mi serve, quando poi lo cerchi classico, non lo trovi mai. Anche se è chiuso va bene lo stesso, non c'è problemi, basta volare un attimino. Questa praticamente è la zona delle piante, dove ci sono le piante di limone, anche se poi alla fine non è per raccogliere, quindi ci frega un poco, mi direbbe quella là. C'è già stato. Ma c'è una cascata. Eh no.
Vediamo un po' se lo becchiamo, ma se non lo becchiamo... Pazienza, non è che ci voglio stare 20 anni, voglio... Non posso. Ma questo come cavolo si prende? Ma non l'ha preso. Eccolo. Insomma, era un po' nascosto. Allora, dove c'è questa cascata qua, praticamente? Bisogna ricordarselo. Il problema adesso... Come andare dall'altra parte, però? Perché lui così mi sta dando le spalle. E dandomi le spalle non gli posso dar da mangiare. Mi riuscisse di capire... Che qua sembra tutto chiuso. Il passaggio... Sembrerebbe quasi da questo lato qua. Ma non ne sono sicuro. Non capisco se c'è un buco un buco qua. No, sembrerebbe di no. O c'è un'entrata laggiù in fondo, nell'angolino. Vediamo un po'. Andrebbe aperta questa, molto probabilmente. State buoni, su. Sempre a far casino. Ce l'apri sta porta qua, bisogna capire chi è che la apre. Quindi o più indietro, cioè ci prova sempre a farmi fuori, a farmi cascare da qualche parte. Su, però su. L'avevamo visto prima, ma non c'era niente. Poi non deve essere tanto lontano il meccanismo. Dai. Io questo non credo sia, mi sembra che è troppo lontano. Andiamo a vedere. Tante volte. Sì, alla invece l'ho aperto. Ok. Questo lo richiude. E quindi qua c'è un salto che andrà di là. Ok. Allora. Magna. Ce ne vorranno tutte 50 sicuramente. Una chiave? No. La chiave, grazie. E mi dai un ciufolo. Niente, la chiave mi ha dato, che va bene, eh. Non tutti ti danno la chiave, ho visto anche alcuni che la chiave non te la dà. Quindi poi vedremo cosa aprire con questa chiave, perché al momento i cancelli, cioè ho i cancelli chiusi, tipo quello là che tutte le volte lo saltiamo, ma non lo vado ad aprire, che poi rimango senza chiave.
E comunque c'è un altro boss da fare, eh? Nella zona delle volpi, quelle che si teletrasportano. E mi sa che vuole le galline pure lui. Se non mi sbaglio, che si potrebbe fare pure quello. Però è in una zona ancora più nascosta. Bisogna vedere se lo troviamo. Perché veramente, cioè, ci sono capitato un paio di volte così per sbaglio. Questa diciamo che nonostante mi perdo in un bicchiere d'acqua, ma non era così poi nascosto. Ok, qui dovrebbe essere l'uscita, sì. Già sono contento di aver trovato l'uscita io, eh. Quindi adesso andiamo a vedere i limoni se sono pronti, se è la stagione dei limoni. Cos'è? Niente, la figura. Boom slime, no, grazie. Aspetta che mi sono rincoglionito da solo. Perché è riuscito? No, ho preso una strada. Aiuto. Mangiate il fragolino marcio. Ho sbagliato strada. E anche queste decorazioni qua non le ho capite. Io queste, vabbè, non le voglio. Mi sa che qua siamo nella zona già dell'altro boss, però se vi devo dire il punto, se vi devo dire il punto è un po' un casino, anche perché io qua ci ho girato poco, ho girato più la parte degli slime del quantum, è stato girato veramente poco. Vola, vola, vola. Vabbè, tanto anche se moriamo la chiave rimane, eh. Quindi, grossi. Ecco. Questo è un tronco. Mi ricordo che vicino al boss c'erano un paio di tronchi giganteschi dove ci passavi nel mezzo, tipo questo. Ecco. Però bisogna vedere se sono dalla parte giusta o no. Ma nel senso di marcia giusta. Mi fa sempre un colpo. Penso di qua allora. Tanto prendiamo più galline possibili. I pulcini no. Penso che le decorazioni siano una roba totalmente inutile. Bellino! No, lo voglio fare anch'io questo. È bellissimo. No, ho trovato il mio slime preferito, ragazzi. Ah, meraviglioso. Basta. Allora vado a casa, me lo faccio subito. E pertanto se gli dai i limoni lo stesso, penso che rimane comunque il suo cibo preferito. Non penso cambi. Però
Ora mi sono distratto. Dove sto andando? Tornando indietro? Sì, te pareva. Non mi devo distrarre. Ma qui è chiuso però, eh. È tutto chiuso. Qua trovate i primi slime del miele, li ho trovati qua. E cascavano, se non mi sbaglio, cascavano dall'albero. Che non se ne trova in realtà tanti di slime del miele, eh? Bisogna un po' cercarne, anche perché vedete qua c'è l'albero. Quindi magari quando cercate uno slime, se cercate il suo albero, sapete che qui, sapete qua, poi vabbè, c'è anche la cacchetta. Allora, vediamo se era di qua. Io questo tunnel me lo ricordo. Eh no, però sto andando nel Pacifico, dovrei andare in un territorio abbastanza ostile. Qui c'è la musichetta pacifica, vuol dire che non va bene. Perché dove c'è il boss ti attaccano praticamente tutti. Invece qui siamo lì, va bene, comunque facciamo una cosa. Intanto torniamo indietro. Vai su. Aspettiamo che carichi l'energia. Pelo, 34. Polli. Vai. Un po' di pollame si è preso. Allora, scarichiamo niente, non posso scaricare niente. Sono già pieno. Dov'è qua? Ok, dovrebbero bastare. Mazza quanti sono però, sono forse un po' troppini. Spero di che ne dia almeno 50. A parte che loro tanto. Il problema loro è che spostandosi qualcuno senza cibo ci rimane. Vedete che si teletrasportano? Se il cibo è tutto qua dentro, magari questo nell'attesa che rifaccia limoni non mangia e diventa aggressivo. Poi dopo mi mangia tutti quelli che sono dentro. Tutti quelli che stanno dentro. Oh! Vabbè, 50, mi va bene, questi lasciamo fuori, se non marciscono. Però secondo me questi hanno vita breve. E qualsiasi combinazione fai, loro si teletrasportano. Ecco, ora ho lasciato il plort, se lo mangiano, no, eh. Fate buoni. Facciamo pure 50 di qua. Già pieno, eh. Boh, ragazzi, proviamo, eh. Io più di fare due terreni per una gabbia sola, cosa devo fare? Devo fare tre? Sembra un po' eccessivo. Insomma, due coltivazioni.
Questi navigano nello slime. Pazienza. Allora, parte il set di galline che mi ossessiona. Le butto tutte via. Le butto tutte nella grotta. Poi le riprenderò. Lascio solo quelle semplici. Come stiamo? Pieni? Eh sì. Allora, io volevo fare una combinazione però. 63, intanto diamo da mangiare a loro. La mia gallina preferita, la vecchiettina. Parte che vabbè, le metto ora con tutte le galline che ci hanno, non gli serve a niente però. Faranno un po' e un po', eh. Tanto se le lascio a terra svaniscono perché marciscono. Cioè, ragazzi, il discorso di questo gioco è che secondo me è molto carino. Però è un po' troppo farming, è un po' troppo farmoso. Allora, io comunque vorrei fare. Mamma mia, quella casina che qua. Un po' troppo farmoso, un po' troppo. Cioè, a un certo punto. Lei non ce la fa sta a dire tutto. Cioè. Di nuovo pieno. Allora, vedete che faccio un po' di esperimenti? 9, famo 10. Allora, io con questi qui ci cambio quelle del slime che abbiamo preso adesso. Non mi ricordo più come si chiamano, complimenti. Quantum, quantici. Ecco, riflesso di un quarto d'ora e mezzo. Allora, per ora sembra che stanno tutti dentro, strano. Ecco, l'ho detto, è uscito uno. Allora, no, ma vabbè, io bastava che portassi il plort, non serviva che portassi lo slime. Guarda, guarda, guarda. Ah, vedi che avevano già fame questi? Ecco, magna? Magna? Come no? Perché no? Ah, ecco. Ah no, ma quelli che avevo visto erano quelli del miele. Non erano questi. Porca boia, è vero. Erano quelli del miele. E adesso? Frutta. Io non ce l'ho la frutta a portata di mano. Facciamo così, eh. Arrivederci. Facciamo finta che non è successo nulla. Poi tutto il plot a giro. Cioè, io non posso stare da tutti. Vieni qua, guarda quell'altro. Questi non mangiano perché stanno qua su.
poi si trasformano e dopo mangiano tutti. Quindi io penso che questo slime qui sia abbastanza, o si sviluppa una tecnica che non si possa, che non possono uscire di qua, perché qui c'hanno tutto, c'hanno la musica, c'hanno tutto. Io non posso, dov'è? Ho fatto tutto. Però non sono dentro. Ragazzi, io, a parte quelli che ho preso dentro, ok, però. Quindi io non so neanche se lasciare la frutta fuori. Guarda questa dov'è. Che tanto se. Però se la lascio la frutta fuori, quelli che escono mangiano e quelli che stanno dentro non mangiano. Se la mette tutta dentro, questi non mangeranno mai. Ma sembrano dei piccioni poi, li vessi così. Ma qui torneremo a breve e non ci sarà più nessuno. Che si saranno mangiati a vicenda, compresi anche questi due. Tanto va a finire così. Per quelli che avevo visto io carini, erano quelli del miele. Ora che mi ricordo io. Erano quelli del miele, fatti a farfalla. Dove sto andando? Ok. Però io quelli del miele non li vorrei trasformare. Mangiano frutta, questa è frutta, quindi volendo potrei anche mischiarli un pochino qua. Facciamone un paio magari. Ecco, tornata all'ovile. Io spero, ragazzi, di fare, cioè, se ci faremo un'altra live, perché io questo l'ho portato con oggi due volte, perché era su Epic Game, era gratuito fino al 27 del mese scorso, e io l'avevo adocchiato, era carino, l'ho trovato gratuito, l'ho portato, però non è che ci farò una serie sopra, lo porterò magari un'altra volta, magari nella fase finale, e basta, anche perché poi diventa un farming vero alla fine, quindi per lungo andare può diventare noioso per voi e anche per me. Ora vediamo, la prossima volta che lo porterò sicuramente cercherò di aver fatto almeno il clone, così vediamo se ci risolve un po' di problematiche. Allora, intanto vediamo. 1 Oh, bellissimo. Troppo carino. Però vuole il coso oscurato. Se non muore. Vediamo un po' questo. Sono troppo carini. Vabbè, dai, 3 facciamo 3 e il resto li lasciamo così. Sono carini anche quelli normali, semplici. Ora a me il plort questo qua a me non serve, anzi diciamo che mi dà più combinazioni si fa e più plort bisogna vendere. Io invece vorrei starci il meno possibile qua, invece mi rocca. Yeah, quelli sono già pieni. E ho messo, come ho detto anche prima, la produzione lenta,
già pieno. 76.000. Minchia. Tavolino 100.000. Quindi di plort ce ne manca questo qui infuocato. Quindi uno slime ci manca. Questo qui è 2, 3, 4 e 5. Questo d'oro però me lo dà già illuminato, quindi molto probabilmente di quelli speciali che si trovano, che non mi riesce a prenderli. Comunque 5-6 slime ci mancano ancora. Andiamo a vedere il laboratorio se mi ha trovato qualcosa per fare, se mi ha trovato il miele. Petrolio. Cos'è questo? Lo slime fossil? No. Diamond. Carino, ma non mi serve per quello che voglio fare io, però sai che questo è già raro. No, le galline no. È già raro perché forse l'ho trovato non so se è la prima volta che lo trovo, forse l'ho già trovato un'altra volta, non mi ricordo, però è di molto raro. Ok, c'erano anche quelli un'altra volta. Fossile, non si scappa, eh? O c'ho un estrattore ancora più avanzato di questi, magari c'è da sbloccare qualcosa che non so, oppure c'è veramente da tentare parecchie volte, però mi sembra un po' troppe volte. Più o meno è sempre la solita roba. Questo wild, che poi non mi ricordo dove l'ho trovato io. Se me l'ha data la scavatrice o l'ho trovato da qualche parte. Il problema è quello. Poi devo. Giusto, ci sono anche i portali che non ho ancora capito come si fanno. E vogliono il diamante, quindi non si possono neanche spiegare più di tanto. Ah, e vogliono questo Deep Brine, che non so che cos'è. Deve essere un. Impressione che non me l'abbia dato. E vabbè, il plort rosa, questo ci andiamo a pacchi. No, anche qua bisogna evitare da mangiare. Io vorrei evitare tutte queste cose qua che sono abbastanza ripetitive e anche noiose alla lunga. Perché anche se te decidi di non prenderti magari il plot perché c'hai 70, 80, 100.000 dietro, però da mangiare io devi dare per forza. Quindi non è che te la sbrogli più di tanto.
Cioè, io penso che il diamante sia più raro di questo. Eppure il diamante è una torre di 5. Decorazioni, vabbè, non mi interessa. E altre cose. Vabbè. PlayStation non mi interessa, questo non mi interessa e questo nemmeno. Non penso che siano cose strautilissime. Quindi io spero ragazzi che con il clone si risolva tutta questa meccanica qua di gioco. E sarebbe una grande cosa. No. Ma quanto sono bellini questi qua. Posto, sì. Ok, allora se volete vado a dare un'occhiatina a vedere cosa combinano i quantici là. Poi vediamo quel livello, minchia, bassissimo. Anche qua passi due o tre volte, non gli dai da mangiare, dice ma sì, ma tanto ce l'hanno. Poi va a vedere. Non c'hanno quasi più niente. Perché mangiano anche velocemente, oltretutto che il livello di produzione è basso. Bisognerebbe metterne, secondo me, la cosa migliore sarebbe metterne veramente pochi. Per ogni gabbia, anche se qui non ci sono tantissimi. Vabbè che sono doppi perché ci sono anche di qua, quindi sono due gabbie, però uno, a meno che non abbia bisogno di soldi, ne mette, che ne so, 5-6 e magari sta anche più tranquillo. Però poi nel momento in cui ha bisogno di soldi devi vendere parecchio. Perché non sennò qua i soldi comunque vanno via abbastanza velocemente. Ahia. Qualcuno poi prima o poi si strozzerà, morirà qualcuno. Guarda questi tutti a giro, cioè ma in gabbia non ci sta più nessuno praticamente. Poi entrano anche qua dentro, no, non li raccoglio perché c'è già quell'altro. È un casino tenere questi. Cioè, alla lunga non li tieni. Possibile. Buono, ma stai buono. Un secondo. No. Ma questi mangiano come dei disperati. Guarda. Se mi mangiano tutta la frutta, io non la posso mettere di là. Non la posso mettere qua. Perché qua, essendo la produzione lenta, decide anche, cioè gli dà da mangiare solamente proprio quando hanno fame. Qua, se sono liberi, mangiano quanto gli pare. È un casino, io direi che è meglio far così. Meglio far così. Cos'ha? Meglio far così. Facciamo un altro. Per forza. Vabbè,
Tanto è inutile aver due gabbie. Ci potrei mettere anche lo spaventapasseri, però. Quindi che fa così. Ora, tre alberi per loro. Non so. Ce la faranno a mangiare tutto? Se mangiano di continuo, bisogna vedere un po' quanto mangiano questi. È un casino. Io più di così cosa devo fare? Se qua ci mettono spaventapasseri. Scappano? Sì, la regola scappa. Almeno magari questi se li mangiano loro, quelli che sono fuori se li mangiano. E non vanno in crisi mistica. Questa con lo spaventapasseri almeno glieli butto qua dentro, ce l'hanno garantita, anche se qua mi sa che tra un po' non ci sarà più nessuno. Però è l'unica. Mi sembra un po' una cosa un po' troppo. Poi questo sta anche andando fuori dalla scalinata proprio. Un casino. Questo c'è il rischio che mi esce fuori, me lo ritrovo chissà dove, mi fa fuori tutto quel che trovo. Se va in crisi. E più lontano di così, cioè quello è il posto più isolato che ho. Sinceramente fosse così incasinato. 130, ho detto 130. Vabbè, vediamo qua. Trofeo slime 2, 47.000. Non li ho. Visto, sembrava che uno ci avesse tanti soldi finiti per fa sta cavolata, però vanno fatti perché mi sembra che prima o poi ti dà anche qualcosina qua, siccome ti ho già fatto tutto. Ok. Ma siamo a posto? Problemi? Sì, tutto a posto. Sì, stavo pensando se mancava qualcosa. Vabbè, allora. Io direi. Diamo un'occhiatella veloce se troviamo, se riusciamo a trovare il boss, quello che vi dicevo io. Prendiamo qualche gallina. Spammano abbastanza, eh. Non funziona? Che è successo? Non devo fare a piedi. E a volte funziona, a volte non funziona. Sarà il fuso orario. Dai, dai, veloce. Galline.
è successo? Sono bloccato. Le prendiamo tutte che non si sa mai. Ma che qua funziona? In base non funziona, a range non funzionava. Anche questa cosa dei teletrasporti la devo capire. Questa non è, si potrebbe anche aprire. Ah, sinceramente, di usare una chiave per una porta che fondamentalmente saltiamo. Non lo so, anche se al momento di porte non ne ho ancora viste. L'unica porta che mi mancava era quella che si è aperta senza chiave, con tutti i vari tipi di slime. Allora, tutto il discorso dovrebbe essere da questo lato. Però bisogna capire dove, perché qua è bello labirintoso. Ecco, bravo. L'ho già prenotata io. Bellino, vieni. I più carini sono di slime di miele. Se non mi sbaglio era di qua. Che cazzo? No! Ma perché? Non avevo visto che era secco. Non ci ho fatto proprio caso. Mamma mia, questi vedi? Che poi se ne ho controllo di continuo, perché quando muori passa un bel po' d'ore. Se ne ho controllo di continuo succede il casino. Allora io la regola dovrei rifare tutto il giro, tutti i controlli, perché poi magari il problema è che se si incavola uno e diventa lo slime, come si chiamano quelli cattivi, se diventano gli slime, dieta favorita allo slime, quindi ne basta uno, ti mangia tutti. Se te per caso non ci sei, perché sei fuori, siccome mi è successo una volta, ero fuori, non sapevo all'inizio che quando che andavano, che bisognava dargli da mangiare spesso, io ho semplicemente messi qua dentro, ogni tanto gli sparavo le carotine dentro, però non sapevo ogni quanto, e ne avevo già, credo che avevo già questi quattro pieni, e si sono incavolati, ne è bastato uno, si sono come, cioè basta uno, ne mangia tutti, perché non si ferma più, se ci sei lo vedi, poi all'inizio non è nemmeno l'acqua da sparare, quindi non lo puoi proprio fermare. L'acqua da sparare te lo dà dopo un bel po', quindi all'inizio ti frega per forza. Qui c'hanno di tutto, polli, carote, va bene. Qui va bene, non va bene, e va quasi bene. Su, veloce.
70. Va bene, va bene. Questi li rifaccio dopo. Tanto non, quello che voglio non me lo danno. Ho visto l'andazzo qua. Via, via. Aspirare, aspirare, veloce. No. Di qua vanno bene. Questi non mangiano, non capisco perché. Loro ce l'hanno sempre pieno. Sono un caso. Poi i limoni là non li controllo, tanto mangiano da soli. Va bene. Va bene. Vediamo un po' di polli, vado bellini. Proprio giusti giusti. Allora qua c'è un'altra, in realtà qui c'è un'altra via, non mi ricordo qua dove porta però ragazzi. Può darsi che di qua ci sia un qualcosa da aprire, però siccome non è una strada breve, è abbastanza lunghetta, abbastanza labirintica anche quella, non vorrei... Vabbè qui io ragazzi. Si attiva solo all'esterno. Poi troverò anche il modo di non fare tutte le volte a piedi sta strada col teletrasporto. C'è da capire come funziona. Più che altro, avendo pochi diamanti, non vorrei fare delle sperimentazioni e sprecare diamanti. Perché rispetto ad averne un po' di più, in modo tale che, anche se faccio delle cavolate, non me ne devo pentire. Andiamo, galline, galline. Ma quello d'oro, ma perché non me lo prende mai quello d'oro? Ti devo spaccare contro qualcosa, no? E sparisce. Ho capito quello d'oro veramente come funziona. Basta. Sarei tentato di aprire questo, eh? Così non mi devo più scassare, però poi dopo mi mangio le mani, perché poi quando trovo quello chiuso non ho la chiave. Ora se quell'altro riusciamo a farlo e mi dà una seconda chiave, si può anche pensare. Ma che robe mi dai? Vai. Andi qua. Occhio. Ma sapete che cos'era? Galline. Gallina. No. Allora aspettiamo un attimino. Non facciamo come prima. Che una volta ci sta due. Anche no. Se è stata giusta, eh?
questo è il nuovo. Talmente grande sta posta qua che rinvenirsi un po' un casino. Questo è avanzato. Ah no, lo apre. Ok, un'altra decorazione. Ne possiamo anche fare a meno. Su. Dove siamo? Boh. Cioè so più o meno dove siamo, ma non so se è il posto giusto. Il problema è quello più che altro. No, qui ci siamo già stati però. Qui ci siamo già stati. Qua c'è il ponte rotto, così. È abbastanza incasinato questo qua. Quindi mi ha trovato un altro, buoni. Allora, frutta. No, l'avevo visto questo del miele. Frutta, dove te la pigli la frutta adesso? No, questo è vegetale. È a casa. Mannaggia. No, fatemi mettere un simbolino di riconoscimento. Qua c'è lo slime. Ok. È praticamente all'altezza del ponte. La frutta però c'è andare a casa a prenderla. E comunque ci vanno 50 unità. 50 cc di frutta. Beh, non è quello che cercavo io, però uno l'abbiamo trovato, l'importante è quello. No, lo apre? Ah sì, perché ho fatto l'avanzamento. Non ci credo! Ecco chi me l'aveva dato, i vasettini di miele. Allora, non moriamo adesso. Ma vado subito a fare il clone, ragazzi. Qui, a terra con calma. Piano. Ecco chi me l'aveva dati allora. Che ho fatto l'upgrade. E l'ho pagato. Quanto l'ho pagato? 40.000, 47.000, quant'era? Ecco chi me l'aveva dati. Un frutto. Si sta a fare il clone allora. Allora. Subito. No, non è di qua. Sì, no, è di qua. È l'emozione. Royal Jolly. A fare
io spero che il clone mi faccia tutto lui dall'inizio alla fine. Molto probabilmente ce l'ha da farne più di uno, per tutto il casino che c'è. Allora, vado bellino, eh. Uno, due, tre. Clone, drone. No, come sei? No! Infamone maledetto. Ma dai, ma non può essere così rompiballe. Cioè, ma o lo produco, ma non me ne puoi chiedere sei. Questi non me lo trovano allora. No, questi non mi trovano un piffero. Ma perché? Illuso e sedotto, le carote le mangiate, sì. Pensavo 4. Basta sta roba, che me frega. Toh. Allora bisogna trovarne altro. Che è sto casino? Bisogna trovarne altri, ragazzi. Sperando sempre che poi ti diano quella roba lì. Mica è detto. Ma quindi un drone uno se ne fa. E uno fa tutto, perché se ne lo fa 3 o 4, così diventa un macello. Allora, questa è frutta, sì. Tanto loro sono pieni. Giusto? Ne apri anche un po' di fragole. Vediamo un po' quante ce ne restano. Vanno a loro, no, loro c'hanno le galline, ne serve 30, 30 qua ci saranno sicuramente, anche di più, frutta. E 50 in regola, questi 50 gli dovrebbero bastare, però si sa mai. Andiamo per l'ultima volta. Ripensa al drone, che poi perché clone? Drone, ha ragione, clone è un'altra cosa. Vabbè, dettagli. Se il drone facesse tutto quello che c'è da fare e mi devo preoccupare solo di andare a giro. Ma perché sta continuando a prendere galline? Se non servono più. Così. Per me era rimasto in memoria. Nell'hard disk. Tiè. Allora, comunque non moriamo, eh. Dov'è? Ah, è là, non si vede più. Vamos. Liscio, liscio. Voilà.
Ora mo è la rotta dritta, se mi perdo. Mi sto perdendo. È qua. Però io non potrei fare delle rampe semplicemente, come tutti gli esseri viventi normali, invece di usare le scureggette qua. Su, vai su però. Allora, noi abbiamo fragole e mango. Sì, vanno bene, bene. Ah, 50? Sì. Io li vedo tutti. Un'altra chiave. E ora ne ho due. Finito. Qua non c'è niente. Un passaggino segreto, qualcosa, no, eh? Va bene, ragazzi, comunque abbiamo concluso con due chiavi oggi, quindi ottimo. Si potrebbe aprire anche la porta laggiù, però ripeto, magari aspettiamo fino all'ultimo, perché mi è capitato più volte di, anzi, in realtà una volta solo, ma mi è bastato, di avere una chiave, andare ad aprire una porta e poi la porta era semplicemente un passaggio, si è rivelato un passaggio secondario, perché io non me ne ero accorto, ma riuscivo a passare lì praticamente dalla via accanto. Quindi vorrei, però ne abbiamo due. E vabbè, apriamola, dai. Facciamo prima. Vai. Abbiamo sempre una. Oh. Così non dobbiamo più far voletto. Anche se non era gran cosa, però. Vai. Oh, depositiamo questi 10 slime di miele. Anzi, data che sono qua, voglio dare un'occhiata se capisco dove sono. Era di qua il passaggio. Qui che è successo? Vedo che non mangiano in realtà, come mai? Pensa quanto ce n'è, che è successo? Mi fa così tanto? Ma comunque vedo che incavolati non c'è nessuno. Per ora. Forse tre giardini sono anche troppi, tre coltivazioni. Però per esempio questi come mangiano? Per fare un esempio. Una pasta fa da baglio. Questi sono incastrati, come mangiano? C'è
c'è un sacco di cibo comunque. Quindi qui c'è lo spaventapasseri, non ci vanno, ok. Non c'è ancora altro limone. Vabbè, comunque è un po' un casino. Finché resistono. Allora prendiamo il plot e lo vendiamo. Non ho fatto un tempo neanche a prenderlo, c'è pieno. Il resto lo scioperanno qua. Più. Poi considerando anche che il plot qua. Non so se c'è un tempo di e poi despawn, non lo so. O sta lì per sempre. Diciamo che mi costa fatica, ma preferirei io controllare le cose. No, vorrei far questo. Tanto eravate pochi. Che casino. Va bene ragazzi, io comunque direi a questo punto di concludere qua. Tosse a parte, abbiamo fatto un bel po' di cosette. Bellissimi sono sti slime qua comunque. Mi piacciono un botto, a parte il casino che fanno. E ci mancano, da quello che ho capito, ancora 5 o 6 slime in realtà. Li troveremo. Più che altro è quello che voglio fare la prossima volta. E voglio fare il drone, mi viene dato il clone, il drone, perché se fa quello che io penso, bisogna vedere se fa, se svolge tutte queste mansioni, ma aiuta un botto, perché se anche se non vendesse il plot, che sarebbe secondo me già troppo, ma semplicemente dasse da mangiare a tutta sta gente qua, mi farebbe un gran favore. Questo lì è pieno, l'ho svuotato ora. E tutti gli altri sono pieni. Se no io passo qua la vita dietro a sta gente qua e non c'ho nel tempo e manco la voglia, perché va bene, i soldi fanno comodo, però insomma vorrei fare anche un paio di cavoli miei. Quindi prossima volta magari faremo quello. E quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia. Ricordo che la live di Twitch è lunedì al sabato, tranne se ci sono degli impedimenti, alle 5:30, e poi il giorno dopo verrà postata la live anche su YouTube alle 2, quindi magari chi non se la può vedere su Twitch se la guarda su YouTube, e poi su YouTube ogni tanto viene anche postato qualche gameplay. Ad esempio ora a breve posterò il gameplay della carriera di FIFA, perché la voglio portare avanti, anche se devo dire la verità che ho un po' di difficoltà per quanto riguarda il livello, perché ho messo il livello esperto. Io non essendo assolutamente esperto del gioco, diciamo che mi devo un po' impratichire, siccome ultimamente ho giocato al 18, però al 18 se vi ricordate avevamo fatto anche un paio di stagioni. Però il 18 lo giocavo nella modalità quella, diciamo, precedente, che mi sembra, non mi ricordo se era dilettante o qualcos'altro, ma era, mi ricordo, un livello, appena un livello precedente.
E lì, insomma, diciamo, riuscivo, anche se magari poi non è che le vincevo tutte, anzi, però, quindi vorrei, se riesco, vorrei mantenere un livello esperto, che è un livello anche un pochino più realistico, perché diciamo, se no ti lasciano fare un po' troppe robe, però devo un po' impratichirmi, quindi... Che altro sto cercando di fare quello. Poi abbiamo Football Manager, quello stiamo andando avanti e mi piace un botto, devo dire la verità, come gioco, perché non è di facile comprensione, quindi bisogna giocarci veramente parecchio, perché tuttora, nonostante abbiamo fatto credo 6 live, tante cose non le ho ancora capite, ed è una cosa che a me mi piace abbastanza di un gioco, quando non riesco a capirlo completamente e mi lascia sempre qualche sorpresa. Football Manager è uno di quei giochi. Ovviamente bisogna superare l'impatto iniziale, che è quello del, diciamo, impatto, come dire, privo di grafica e con, diciamo, pieno di meccaniche molto molto simulative, molto, diciamo, di arcade, non ha niente, cioè è proprio un simulatore, quindi magari all'inizio può non piacere, però se uno ci entra dentro è molto molto carino. E poi di quel genere lì c'è solo quello fatto in quella maniera lì, quindi diciamo che è anche unico nel suo genere. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio e ci vediamo. Io intanto qua continuo piano piano a ripulire, perché devo andare via, che devo avere la coscienza pulita, perché poi dopo dico gliel'avrò dato da mangiare, perché questi sono ganzi, gliel'avrò dato da mangiare, poi mi rimorde la coscienza, in realtà no, però guarda, questi sono pieni, sono pieni anche dentro e fuori. Cioè io dovrei passare, il problema di questo gioco ragazzi, allora finisco qua e poi ci salutiamo, il problema di questo gioco è che io dovrei passare tutto il tempo a fare sta cosa qua, perché io mo di pigio qui raccatto nuovamente, pensavo fosse più pieno anche qui. Quindi un drone sarebbe ottimo. Poi che un drone faccia tutto io non ci credo più di tanto, perché talmente tante robe da fare. Cioè, non è più anche casino. Poi volendo si può anche diminuire gli slime, però fare una gabbia per metterne 3 o 4 è un po' brutto. Di qua uguale, stesso discorso. Cioè, dovrebbero farlo in cooperativa questo gioco qua. E butto tutto qua. Va bene ragazzi, tanto questi, eh sì, va bene, dai, stanno a metà, va bene. Ok ragazzi, dai, ci rivediamo domani alle 5 e mezzo su Twitch, e poi l'indomani la stessa live va su YouTube alle 2. Quindi io vi ringrazio per la compagnia per la terza volta e a domani, ciao a tutti!